Salve a tutti cari visualizzatori e visualizzatrici, benvenuti a questo nuovo video. Come sempre, quando siamo nella magione di Deposan. ci sono gli unboxing e questo sarà un video di unboxing in varie fasi perché comunque ho fatto molti ordini tra ottobre e novembre e quindi tanto loro lo vedranno tutto assieme, quindi non mi fregherà un cazzo e Infatti. andremo ad aprire il primo che mi è arrivato oggi. Io non so che cosa sono. Momento di suspense. Sono arrivati, questo qua è dalla Head Records a Montpellier. Montpellier. E qua dietro l'angolo, quindi. Facciamolo ignorantissimo proprio. Forza bruta. Penetriamolo come se fosse una vagina vergine Penetriamolo. a un rave party. E E che cosa? Vabbè. dentro, che cazzo? Vabbè, ci sono varie cose. Sono i adesivi della Verdun, di queste robe qua, Merlin. No. C'è un adesivo della Head Records. E dentro è tutto nero, non si capisce un cazzo. Che È cazzo tutto è? Che cazzo nero. è? Muoviamo dalla loro confezione E abbiamo altra plastica. e il disco è comunque tutto nero. E Senza la cosa niente. sono abbastanza. È Non abbastanza riesco a capire, se preoccupante. non ho capito. Adesso ci vorranno 3.000 anni per tirare via questa cazzo di plastica. Invece no, perché l'abbiamo presa bene. Però non riesco a capire perché il disco sia completamente nero, vabbè. Perché è una custodia. È una Magari, cioè. custodia dei. E dentro ci troviamo. È proprio veramente fatto così. Ah, hai fatto. Oh, Madonna. Ah, e questo è How 80s Are to Define dei Plebeian Grandstand, che è il loro primo Cioè, è proprio album fatto così, non è ufficiale. che è nero, è Però, fatto cioè, apposta è così. la prima volta che mi capita che non è che non ha la copertina, è che proprio la copertina è nera. È proprio fatto così. Madonna, sarà, Cioè, è spero stiloso. sia quello ufficiale, più che altro non ci sono le tracce, non c'è niente. Scusa, qua cosa c'è? Cioè, penso che qua ci siano, però è strano che non. Cioè, ah no, qua ci sono i test, tutto quanto, cioè, simpatico, è abbastanza difficile da trovare come disco e ho fatto che prenderlo. Quindi io vi faccio vedere la copertina questa perché questa dovrebbe essere quella originale, poi non capisco perché sia fatta così, però va bene, a noi sta bene, al massimo gliela cambierò Se non è? se non è la sua e quindi Ok. amen. E niente, nel pacchetto non credo ci sia altro, no, non ci No, sia è vuoto. niente. E quindi niente, aspettiamo il Al prossimo prossimo disco. spezzone del prossimo disco. E col potere del montaggio e della luce divina siamo tornati a casa mia. Ma questo non significa che smetteremo di spacchettare adesso. Infatti, andiamo col prossimo. Amazon fortunatamente ha la sua linguetta per i CD e i DVD, così da poterli aprire senza fare troppo casino, senza protezione, senza niente. Panic dei Caravan Palace. I Caravan Palace sono un pochino diversi da quello che trovate di solito nel mio canale, perché fanno un genere abbastanza di nicchia, ovvero l'electro swing. In questo disco qua, che dovrebbe essere il secondo della loro discografia, l'ultimo è quello semplicemente composto da dei simboli per formare la faccina di un robot, che è un pochino la loro mascotte che potete vedere qua. E diciamo che propongono appunto dell'elettronica, si chiama mista, con strumenti swing reali. Infatti i loro concerti devono essere qualcosa di veramente spettacolare. Infatti adesso guardate che bellino, anche il disco fatto come un vinile. Il libricino sembra purtroppo un poster, uno di quelli a una volta aperti formano un poster, quindi sì, infatti. Però almeno non hanno evitato i test. Testi ci sono e anche il posterino, cioè se volete fare una copia, stamparla e appendervela nella vostra cameretta, si può fare. Molto semplice. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma pare comunque una sui 13 euro, 13 14 euro, grazie ad Amazon Prime. Non ho dovuto pagare la spedizione. Bene, ora passiamo ad altri due dischi. Uno ci arriva direttamente da Nocera. Italia ce l'ha spedito My Kingdom Music. Sono
un po' impedito, vi godrete un video di 40 minuti solo perché io non riesco a aprire le cose. Aspettate che forse ci siamo. Sì, dai, ma ci siamo, vabbè. Ok. Pacchi delle poste sempre belli, eh. Mi raccomando. Addirittura incartato con una fantastica carta di Marco Polo Expert. Non è un product placement, lo giuro. E questo è... Shrine to the Trident Throne degli Imperial Triumphant, band poco conosciuta in realtà e male, che propone un avant-garde, black death, insomma quello per cui mi sono fissato molto in questo periodo, e questo dovrebbe essere un best of dei loro primi lavori, se non mi sbaglio. Comunque sono molto interessanti, anche questo mi pare di averlo pagato relativamente poco, 12 euro mi pare. E adesso andiamo con un altro pacco da un amico di Arco. Già dal retro si può già intuire che band è. Infatti, tra l'altro addirittura incartato, questo è The Purging dei Terra Tenebrosa. I Terra Tenebrosa cosa fanno? Bella domanda, non lo so nemmeno io. Fanno un misto tra dark ambient, black metal, avant-garde e insomma sono veramente bellissimi. Sono stupendi, c'è addirittura una carta che non penso sia collezionabile, ma se ci saranno mai i tarocchi di Terra Tenebrosa tipo in un'edizione limitata da 7000 euro, probabilmente io sarò uno dei pochi stronzi che lo prenderà. Non ci sono i testi, questo non lo sapremo, no, perché nell'edizione non c'è nemmeno la zona dove inserire il libricino. Vabbè, niente, in questo non c'è il libricino, dietro c'è tutto un piccolo artwork di The Cuckoo o The Cuckoo, quello che è, insomma, il tizio che ci sta dietro tutto questo progetto. E figo il fatto della carta, mi spiace un po' per i testi, però magari è una caratteristica della band e io non lo sapevo. Bene signori, nuovo giorno, nuovo pacco, il francobollo Pro Inter mi turba, e stavolta ci siamo muniti di un set professionale. E niente, qua c'è scritto fragile, anche questo arriva dalla Francia, come se non si fosse capito che questi... Sì, ovviamente anche se ho i set professionali, se è tutto scocciato, io devo aprirlo in modo ignorante. E oggi abbiamo Black Jazz degli Shining, che sono un gruppo stranissimo, che non saprei nemmeno definire in realtà. Fanno un misto tra avant-garde, black, industrial, ma in modo abbastanza interessante. Tra l'altro devo dire, col libricino con i grandi testi, proprio grandi, niente, non ci sono i testi, fantastico, nemmeno in questo, come se fosse una novità. Oh no, in realtà ci sono, ma sono tipo, se notate bene ci sono, no, non riesco a farveli vedere. Però comunque nella penombra ci sono completamente illeggibili. Fantastico. Per il resto è un'edizione normale. Boom. Passiamo al prossimo disco e al prossimo giorno. Niente, altro giorno, altro spacchettamento, sempre con i nostri attrezzi del mestiere. E quest'oggi andiamo ad aprire ben due pacchi. Uno da Madrid e uno da, credo, la Repubblica Ceca. Sì, cominciamo con quello da Madrid, di Antonio Perez. Tiriamo via accuratamente la nostra... il nostro attaccheggio. Apriamo e ci troviamo che cosa? È un disco fine. Dentro troviamo uno della trilogia 777 dei Bluthouse Nord, che è il Desanctification, che dovrebbe essere o il primo, il secondo. Diciamo che l'edizione è abbastanza povera perché non c'è né un testo né un libricino né niente. Vabbè, ci accontentiamo così, l'avrò pagato mi pare 8 euro, una roba del... E poi passiamo a quello un pochino più grande. Credo di sapere che cosa contenga. Andiamo sempre con molta cura a sventrare il pacco.
E infatti, credo. Sì, no. Sono quelli che mi aspetto. Sì, qui abbiamo una custodia abbastanza strana. Dentro abbiamo cose, tipo inviti a cose del genere. E qua abbiamo un'altra custodia del un cartone. Gli attrezzi servono per questo. Andiamo delicatamente a rimuovere lo scotch. Ah, e dentro, non è quello che mi aspettavo io, dentro ci troviamo un altro pezzo della trilogia 777 dei Bluetooth Nord, però questo in un'edizione un pochino più grossa. Cosmosofi, andiamo pian piano ad aprire, fare tutto lo spacchettamento. E dentro, diciamo che anche se non si ha di nuovo il libricino coi testi, almeno penso, l'edizione al centro è un pochino più spessa del solito e niente, però almeno qua penso che i testi ci siano, infatti non potete vedere qua si ha qualcosa, ci manca solo ho preso anche ovviamente l'altro pezzo della trilogia e per oggi è tutto. Indovinate un po', è arrivato un altro pacco e anche questo è dalla Francia. Nonostante in giro ci sia scritto tipo Amazon Italia, Amazon Spagna, Amazon Deutschland, eccetera, eccetera. No, sopra c'è scritto Spagna. Scusate, Francia. Andiamo ad aprirlo. Questo, se non mi ricordo male, è stata un'offerta che ho trovato a meno di 10 euro. Comunque a un prezzo veramente stracciato. Allora, adesso lo devo leggere il nome del disco perché è veramente lungo. Aspettate, c'è anche la copertina un po' sbrilluccicosa, che è Multidimensional Fractal Sorcery and Super Science. Super Science. Applichiamo una piccola incisione nella parte inferiore del disco, perché sopra c'è la spine card. E io non so voi, ma le spine card cerco sempre di tenerle. Questo unboxing durerà tipo una vita e mezza, ma perché ci metto tanto io ad aprire le custodie, non per altro. Cioè, anche perché ho preso un bel po' di roba, però. E la carta da culo ce la siamo levati di torno. Ora, l'operazione più difficile è salvare questa. Come possiamo fare? L'unico modo è con molta delicate. Ok, la spine card ce l'abbiamo. E il disco dentro come si presenta? Si presenta un po' come un classico disco technical death, anche se comunque i Gigan diciamo che ripropongono un po', oltre ad avere il logo più brutto dell'esistenza, proprio, cioè guardate, è fatto proprio con un uno dei font a caso di Windows 95, Word 95 credo, però si presenta un po' come il classico disco technical death, ma loro propongono molto di più, propongono mischiate un pochino i Rings of Saturn con i Gorgatz e avrete i Gigan, un gruppo molto 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 figo che ovviamente vi consiglio come tutti gli altri nei nostri acquisti. In questo disco, stranamente diversamente dagli altri, i testi ci sono. E qua c'è un seminecronomicon, diciamo che i riferimenti a Lovecraft ci sono anche solo dalla copertina, che magari qua riesco a far vedere un pochino meglio, che c'è tipo un tipo brutto con i tentacoli al posto delle mani. Prendiamo la nostra spine card e non so voi dove l'attaccate, se la conservate, ma io l'attacco di solito dietro, dove non colpisce praticamente nulla se non gli sponsor, di cui a me sinceramente non frega assolutamente un cazzo. In questo modo qua. E ci vediamo al prossimo disco. Bene signori, ne è arrivato un altro, in una confezione molto strana in realtà, perché di solito c'è sempre quella specie di sacchetto con le cose da scoppiare, non so come, da imballaggio, ecco. Quindi, essendo così strano, prendiamo
come sempre i nostri fidatissimi attrezzi del mestiere. Vediamo se questa volta escono senza fare storie. Sì, a questo punto li tengo fuori, perché se ogni volta ci dobbiamo mettere quei 20 minuti per aprire. Applichiamo un'incisione molto delicata. Meno male che nella vita non ho fatto il chirurgo, se no potevo già essere bello che espulso. Non riesco a capire esattamente da dove si apra, perché è veramente una confezione molto strana. Niente da qua, no. Scusate per i cani che abbaiano, ma ovviamente appena vedono il postino saltano fuori di testa. Non ho idea di... Il pacco arriva dalla Germania, ma non ho idea, non mi ricordo esattamente che cosa avevo ordinato dalla Germania. Urca! Beh, e questo va a completare un po' quello che avevamo iniziato, ovvero False High True Lows dei Plebeian Grandstand, di cui avevo già parlato in qualche video precedente. Adesso con molta delicatezza, perché è un cazzo di digipack, puttana Eva, dobbiamo stare attentissimi, non attenti ma attentissimi, a rimuovere il primo pezzo. Però almeno la plasticaccia è quella da poter strappare tranquillamente senza pensare di causare danni al disco, e è fantastico, una bella edizione, come sempre ovviamente, cioè, come ci hanno ben insegnato. È molto molto rossa, molto rossa, ma molto figo, anche se non ci sono i testi, però il cartoncino è veramente ottimo al tatto, e vabbè che ve lo dico a fare, secondo me questo è il disco del 2016, ma... Molti magari non si troveranno d'accordo con me. Comunque sono molto felice. E noi ci vediamo al prossimo disco. Bene, signori. Altri tre pacchi sono arrivati. Partiamo con quello di Amazon, che è sempre il più veloce da aprire, grazie alla sua pratica lista. Questo è... Oh, dovrebbe essere il primo dei Gigan. Applichiamo come sempre il nostro taglio sotto la pellicola, con molta delicatezza ovviamente, e ci serve solo da apertura. Ora, come ho detto nello scorso spacchettamento, questa sarà un'operazione molto delicata, perché io, come ho detto, le spankard le tengo, quindi... Ok, mi sembra aver iniziato a... Mi sento molto Bear Grylls con le sue tecniche di sopravvivenza. Ok. Ok. Spine card perfettamente rimossa. Apriamo come sempre come sempre inseriamo la spine card, o al meglio la appiccichiamo in un punto dove non dà fastidio a niente, a nessuno. E niente, questo è quasi allucinogenic Sonic Landscape, con una carta veramente, cioè lo posso dire, una carta veramente terribile, ma dei disegni tutto sommato interessanti. Il CD è malissimo. Tra l'altro strano che ha il codice a barre sopra, però vabbè. Poi passiamo al secondo. Questo viene dalla Danimarca, ce lo spedisce Thomas Andersen. Occhio a tenere sempre la lama del vostro taglierino di fiducia verso il fuori, perché così quando andremo a fare i nostri spacchettamenti non andremo a mai a rovinare il contenuto della nostra... Altro bellissimo packaging con la carta di giornale che fa tanto Giovanni Mucciaccia. Scopriamo che cos'è che è arrivato, tra l'altro.
Sto qua abbiamo dei giornali danesi, credo, sì. Qua riempiamo un po' la camera. Il mio sacchetto della spazzatura sarà felicissimo. Oh, e finalmente completiamo la trilogia dei Bluthouse Nord, quella 777, perché gli altri due mi sono arrivati ieri. Che questo qua, rigorosamente, neanche a dirlo, senza libretto coi testi. E anche loro fanno un... avevo già spiegato cosa facevano. Fanno un avant-garde black con elementi industrial. E passiamo infine a un pacco arrivato dalla Grecia che ha più francobolli che anima. Ma credo che sia anche arrivato un po' dalla Russia, perché la scritta dice qualcosa. Cerchiamo di, come sempre, aprire il pacco con la più grande ignoranza possibile, ma cercando di mantenere un minimo di controllo rispetto. Credo di sapere che cos'è. È tutto nero. Sì, credo proprio di... No. Oh, oh, ecco cos'è. Questo, signori, è... O3 dei Portal. È una band che faggo tantissimo, fanno un avant-garde death catacombale in una maniera veramente fantastica, secondo me. Questo secondo me è il loro miglior lavoro, e il libricino, la copertina è bellissima. Dentro, non so, ci sono i testi classici con niente di nuovo. Dietro ci sono tipo le loro foto, ma sono tipo indecifrabili. E niente, noi ci vediamo domani probabilmente al prossimo spacchettamento. Bene, altro giorno, altro pacco. E questo viene da dalla Duskton, quindi so già che cosa contiene. La gioia della sorpresa deve essere lo stesso. E infatti questo è Viscere dei Sangue Nero, che sono una band italiana. Questo è il loro primo album e praticamente fanno un avant-garde black metal con la caratteristica che ci aggiungono il didgeridoo, che è uno strumento abbastanza strano, nei loro pezzi. La confezione è abbastanza carina, niente da dire, semplice. Con ovviamente la mancanza dei testi, come ormai ci ha insegnato questo genere, e niente, ve lo consiglio lo stesso. Si chiama Viscere, l'avrete sicuramente già visto nel video del video della macchina di Dario Moccia. E noi, prossimo giorno, prossimo disco. È arrivato un altro pacchetto con una quantità abnorme di francobolli. Vi racconto un piccolo aneddoto su questo stronzo qua. Questo stronzo qua è stato il primo pacchetto che ho ordinato e che ci ha messo tipo 3-4 settimane per arrivare. Perché? Perché me l'hanno bloccato in dogana, non capisco per quale motivo. Credo sia stato per il fatto dei francobolli, che mi erano tenuto così tanto lì dentro. E l'ho ordinato addirittura prima del concerto dei Dying Fetus, quindi... E questo proviene dall'Ucraina, quindi neanche un paese troppo lontano. Noi come sempre spacchettiamo in modo professionale. Ah, vabbè, ma tanto c'è il cartone qua, quindi possiamo anche tagliare in maniera ignorantissima il tutto. Strappiamo, io so già cosa contiene perché è un pacco che aspettavo da un bel po' di tempo. No, quanta carta che è stata usata, quanta plastica che è stata usata per questo confezionamento. E dentro che cosa troviamo? Altra carta, altra carta da imballaggio, evviva! E qua dentro troviamo i due pezzi che stavo aspettando, minchia, addirittura col sacchetto dell'umido, bellissimo. Fantastico, miglior packaging della vita proprio.
E qua ci troviamo The Destroyer of All dei... se ce la faccio a metterlo a fuoco senza che qualche luce strana, vabbè. The Destroyer of All degli Ulcerate. Gli Ulcerate, vabbè, li conoscerete, fanno... diciamo che assieme ai Portal e ai Gorgaz sono un po' i fautori del genere avant-gardette con elementi brutal, poi loro sono ultra tecnici, il libricino è abbastanza easy, niente di troppo esaltante, però carino, mi mancava in collezione e comunque l'ho pagato mi pare 5,50 euro questo, quindi ottimo. Ma la chicca, che non è una che si chiama chicca, è questa. Finalmente ho preso il digipack degli Ex Imperitus Erzhebib Ship to Gakkat sul Veliar Zassulum. Yes! Nuovo. Tra l'altro con un... vi giuro, è abbastanza abnorme come grandezza di cili, non capisco il perché. Credo sia per i titoli che sono... Ah no, perché dentro ci hanno messo addirittura gli adesivi. Che belle queste cose qua, cioè fantastico. Adesso me li attaccherò ovunque, perché... Cioè, ragazzi, io il logo è fighissimo. Quelle classiche band da metallaro di merda che non ti fanno capire un cazzo del... Cosa che apprezzo, la spine card è direttamente dentro il disco per la gente come me che se lo vuole tenere. Dentro la custodia del disco è... No. Normale, quanti gadget che ci sono? E, ragazzi, io vi giuro che la carta di questo, cioè non so se si riesce a capire, ma la carta di questo libricino è fatta con il granito, perché vi giuro, è difficile da piegare pure. Cioè, vabbè, tutto molto molto figo. Mi spiace averlo preso solo ora, ma ho avuto, diciamo, delle altre priorità. La cosa divertente è che non so se questi sono i testi o se sono i titoli, perché non so se lo sapete, ma loro hanno il brutto vizio di dare dei nomi sia al loro, ovviamente, gruppo, sia alle loro canzoni, in una maniera veramente... Oddio, si chiude più. Come potete vedere, forse, dalla custodia, questi qua sono i titoli delle canzoni e tutto questo che vedete qui, tutto questo, scritto in sumero, tra l'altro, è il titolo dell'album. E niente, noi ci vediamo al prossimo spacchettamento. Passiamo al prossimo pacco, che viene da Amazon. Sì, dall'Inghilterra. Che piacere vedere le striscioline così e... Ups. E vederle che si aprono così. Oh, ecco, questo è il doppio disco della colonna sonora dei Miserabili, che è il mio film preferito, anche se molti dicono, ma ci crea un musical, morite tutti. Adesso cerchiamo di aprirlo per bene e vedere il suo contenuto. Questa è l'edizione comunque dei, come dice qua, del cast originale del 1985 di Londra. Dentro ci sono ovviamente CD, libricino, da questa parte l'altro CD e niente. L'edizione mi sembra molto bella, l'ho anche stata pagata, però vabbè, tutto sommato sono contento del mio acquisto. E aspetti, io mi mando al prossimo CD. Bene, passiamo al prossimo pacco di Amazon. Apriamo e dentro troviamo Precambrian dei The Ocean e Shrines of Paralysis degli Ulcerate, che adesso andremo ad aprire con l'aiuto dei nostri strumenti di lavoro. Fate molta attenzione, perché sapete meglio di me che queste edizioni di cartone si rovinano appena si guardano.
eccolo qua, copertina molto carina, dietro così, e dentro c'è un libricino, sì, cioè, che fa da scompartimento, dentro così, dentro ci dovrebbero essere, sì, ci sono i testi, con classici disegnini, simpatico, bello da vedere, è una mazzata a livello musicale. Poi vediamo se riusciamo ad aprire questo in una maniera normale. No, non ce la facciamo ovviamente, invece sì. Se invece ho questo che devo fare da tempo, dentro, come potete vedere, è un doppio disco. Questo è Precambrian dei The Ossian, che per chi non li conoscesse, sono un gruppo tedesco che fa avant-garde metal con tutte tematiche a livello scientifico. E questo è un concept sul precambriano, appunto, sulla quel periodo della formazione della Terra, chiamato appunto precambriano, di cui sicuramente saprò meglio dopo l'ascolto di questo disco, perché sinceramente non è che ne sappia molto. Andiamo a vedere il libricino, che ci ha dato non pochi problemi. Ah, dentro non so se si riescono a vedere, ma ci sono dei bei disegni, un po' strani. Andiamo al prossimo disco quando arriverà. Bene signori, questo è teoricamente l'ultimo pacco, ci arriva dall'Ucraina. Adesso lo andiamo ad aprire. Non capisco perché ci sia un CD a parte. Boh, vabbè. E niente, andiamo con il nostro pratico cutter a fare una piccola incisione in tutto questo. Ma vabbè. Ciao, allora, ci vediamo poi. Questo dovrebbe essere l'ultimo pezzo che ci separa dal... Niente, sigillato come... non so cosa. E tutto come plastico. Eccolo qua. The Reverses dei Terra Tenebrosa. È la loro ultima uscita. Mi pare che sia del 2000 e... Eccolo qui. Un'edizione anche abbastanza carina, con un... tutto un bel lavoro. E... qua c'è il disco, quindi non so esattamente che cosa sia questo. Boh, comunque, meglio abbondare quando si può. Ah, e qua c'è anche ancora, come potete vedere, altri disegni. E credo che il libricino con i testi sia qua dentro, sì, infatti. Senza, no, con i testi, ci sono. Niente, adesso con una magia ci trasferiremo di nuovo da Depo. Bene, i dischi li abbiamo aperti. Vi share delle recensioni, vi salutano e vi rimando come sempre al prossimo video. Voilà!